Stasera alle 21 nella splendida cornice del Teatro Politeama Garibaldi a Palermo, Franco Battiato nel suo nuovo progetto live con la Royal Philharmonic Orchestra. I successi del cantautore catanese saranno esaltati dagli archi della Royal, condotta da Carlo Guaitoli, il pianista che lo accompagna in studio e in tutti i live. Dal 24 al 29 giugno torna il Salina Doc Fest, il festival dedicato alla rinascita del documentario narrativo e al racconto di immagini e suoni del Mediterraneo. Il tema dell'undicesima edizione è Padri e figli verso terre fertili. Stasera fino a domenica, Menfi ospita la nuova edizione di Inicon, la più antica manifestazione siciliana dedicata al vino di qualità. Il festival accoglie i visitatori tra degustazioni di vino sotto le stelle, mostre, momenti di approfondimento e tour alla scoperta delle cantine del territorio. L'isola di Ustica ospita fino a domenica Anticchia e Linticchia, 4 giorni di agricoltura, cibo e cultura, con approfondimenti, degustazioni, spettacolo, laboratorio del gusto e attività per bambini, per conoscere le eccellenze agroalimentari del territorio. E ancora fino a domenica 25 la 4ª edizione di I Love Terrasini, una manifestazione ricca di appuntamenti musicali e di intrattenimento, tra gli ospiti Sasa Salvaggio ed Ernesto Maria Ponte. Stasera e domani al via la 5ª edizione del Trinacria Blue Festival, manifestazione dedicata agli amanti del mare che punta i riflettori sulla marina di Termini Imerese e sulle ricchezze del distretto turistico Cefalù Madonie Imera. Castellammare del Golfo ospita la Kermesse Buoni e Belli, 3 giorni dedicati al territorio e alle attività produttive ed enogastronomiche locali, in programma dal 23 al 25 giugno, per assaporare i vini pregiati locali e prodotti tipici, e con uno spazio dedicato all'artigianato, alla musica dal vivo, agli spettacoli teatrali e alle opere d'arte realizzate da artisti locali. Sabato 24 e domenica 25, infine, l'ex convento dei Padri Domenicani di Mazarino ospita il primo Festival della Biodiversità Siciliana, 2 giornate di incontri con esperti del settore agroalimentare, progetti di coinvolgimento dei giovani e spazi riservati alle aziende, con esposizioni e degustazioni gratuite.